Il giovane idraulico Tommaso sembra essere preso di mira da alcuni concorrenti della casa. Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, una nuova puntata de Grande Fratello andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35. Alfonso Signorini, accompagnato in studio dall'esperta social Rebecca Staffelli, dall'opinionista Cesare Buonamici e dalla new entry Beatrice Luzzi, ci guiderà in una prima serata ricca di emozioni e colpi di scena. Nelle ultime ore alcuni utenti del web hanno notato che il giovane idraulico Tommaso Franchi sembra essere diventato il bersaglio di diversi concorrenti della casa del Grande Fratello. Secondo Lorenzo, infatti, il giovane pensa troppo all'allenamento e allo sport. Io voglio essere naturale e farmi trasportare. Stacco un po' da quello che faccio tutto l'anno, ok allenarsi, ma senza esagerare. Non dico che non va fatto, ci si deve allenare, ma in un contesto così bisogna lasciarsi andare. Invece c'è chi si allena sempre. Anche perché se ti focalizzi su quello perdi altre situazioni. Io ad esempio parlo con te, con altri e so già qualcosa, vivo dei momenti emotivi. Con Tommy non so se è perché è piccolino, ha tutti i suoi schemi. Ad esempio ripete che quando mangia non parla, che quando la mattina si sveglia si isola e non parla. Poi ha la sua alimentazione e i suoi allenamenti, ma con queste cose è più difficile. Lui è del 2001, magari è per quello. Anche Ilaria dello stesso parere, sono d'accordo. Ed è bello che dai la priorità a creare rapporti. Quello è lo scopo di tutto questo. Con le ragazze ho dei bei rapporti, tra i ragazzi quello con cui al momento sento che posso avere un legame più bello sei tu e Luca. Con Tommaso non voglio dire che il rapporto è freddo, però è diverso. Comunque sì, con lui devo dire che è più difficile.